Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova pillola di Shopify, dedicata a Shopify. Io sono Federico Carminati, docente del corso Shopify Power Training di Scuola E-commerce e nello specifico in questo video andremo ad estrapolare uno degli argomenti molto richiesti da voi nei commenti su YouTube e anche nei nostri gruppi gratuiti di assistenza su Facebook, che è meglio private label o retail. Facciamo un breve recap di che cos'è il private label e di che cos'è il retail. Allora, il private label è quello di vendere dei prodotti a un marchio registrato proprio, dunque creare proprio un brand e una personalità ai nostri prodotti, al nostro servizio e dunque differenziarci nell'immagine, nella qualità e in tutte le caratteristiche dei nostri prodotti. Invece il retail si intende la vendita di prodotti di brand già conosciuti o comunque prodotti da altre aziende e da altri marchi, appunto, come può essere per esempio la Coca-Cola è un marchio che un supermercato rivende, dunque fa retail di questo prodotto. Oppure mi viene in mente Leroy Merlin, che hanno sia i loro private label ma hanno anche retail. E dunque in questo video andiamo a vedere qual è la soluzione migliore. Tutto dipende da come siete strutturati e che livello siete con le vostre conoscenze e con lo sviluppo del vostro prodotto. È ovvio che se avete un'idea innovativa, uno stile innovativo, una comunicazione che fa la differenza in una determinata nicchia e in un determinato ambito di prodotti, la via del private label è sicuramente la migliore. Ha un costo maggiore in fase di avviamento, in quanto dovete avere un pezzo minimo, dei pezzi minimi da produrre da un fornitore personalizzati come li volete voi, dovete costruire tutta la parte di branding, di social e di pubblicità, dovete gestirla voi, però a lungo termine i guadagni che poi si possono avere dai margini più alti, perché la differenziazione non è più nel prezzo, ma è proprio nella qualità che voi fornite e che fate percepire ai vostri clienti, è nettamente maggiore. In più potrete anche guadagnare sulla registrazione dei vostri marchi, perché dovete sapere che poi una volta che voi siete proprietari di un marchio avete la possibilità di guadagnare sulle royalty e dunque sul valore che ha generato in fatturato e in margini il vostro marchio, e non è tassato. I soldi che voi guadagnerete tramite le royalty non dovrete pagare le tasse. Invece se siete all'inizio, non avete ben chiaro il mondo dell'e-commerce, non avete, diciamo, un'idea precisa di quello che volete vendere, ma volete proprio approcciarvi alle vendite online e vedete che c'è un gap di mercato su un determinato prodotto, oppure riuscite ad acquistare un determinato prodotto di un marchio conosciuto ad un prezzo molto vantaggioso, allora lì il retail può essere molto interessante, perché inizierete acquistando anche una minima quantità da un fornitore o da un rivenditore italiano, europeo, quello che è, e potete iniziare a testare la piattaforma di Shopify, potete iniziare a testare delle vendite o comunque capire com'è il processo, per poi fare dei margini, creare un gruzzolo da poi poter reinvestire nelle idee che, lavorando, vendendo online retail determinati prodotti, vi potranno venire per realizzare anche dei prodotti in private label. Infatti poi si possono anche raggiungere, ci sono vari esempi anche in Italia di siti che hanno sia private label che retail, come possono essere anche banalmente la Apple, che è uno dei private label migliore che possiamo prendere, il marchio che ha il più alto valore al mondo, ha anche all'interno del suo sito dei prodotti retail, come possono essere DJI, oppure hanno qualcosa della Lego, o di comunque rivenditori certificati che comunque non fanno abbassare il valore del loro marchio, anzi lo alimentano e gli permettono di marginare e fare volumi anche con altri brand che dunque i clienti Apple acquistano anche da loro. Dunque secondo Scuola E-commerce la direzione migliore è quella del private label, e dunque avere una differenziazione netta in tutte le caratteristiche del vostro prodotto, e dunque non basarvi più solo sul prezzo di vendita, che invece è quello che succede nel retail. E
una soluzione che può essere ottimale quando il vostro brand è forte sul mercato e conosciuto dai vostri clienti è quello di avere il vostro brand e poi collegare altri prodotti di altri marchi per aumentare il fatturato, aumentare i margini, aumentare il carrello medio del vostro sito e-commerce e dunque aumentare il vostro guadagno e il vostro fatturato. Tutto questo lo potete realizzare tramite la piattaforma di Shopify in maniera semplice e con tutta l'assistenza dei nostri gruppi gratuiti che trovate su Facebook. Dunque, per questa pillola è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!